Due nuovi ospedali di nuova concezione, per la prima volta in Lombardia avremo degli ospedali del terzo millennio con il massimo dell'innovazione tecnologica e pensati per i bisogni di tra 40 e 50 anni. Uno a Milano, nella zona di Ronchetto del Naviglio, tra l'ospedale San Paolo e l'ospedale San Carlo, con un accordo di programma che oggi si avvia insieme al Comune di Milano, insieme all'Università, insieme al Ministero della Salute, e uno tra Busto e Gallarate nel territorio di Beata Giuliana, che sintetizzerà oggi le esigenze degli ospedali di Busto e Gallarate. Quindi dotiamo per la prima volta nella storia del nostro paese la Lombardia e l'Italia di due nuovi grandi ospedali. Investimenti, quanti soldi a disposizione? Investimenti, contiamo di investire circa 1 miliardo di euro che recupereremo o con la finanza di progetto o con accendendo dei mutui. Per ora Regione Lombardia ha messo 500.000 euro per gli studi di fattibilità dell'ospedale milanese e 500.000 euro per quello della provincia di Varese. Assessore, quando parla di ospedali ipertecnologici cosa vuol dire? Vuol dire che nella realizzazione non solo dello studio di fattibilità ma del progetto esecutivo andremo a guardare le migliori produzioni mondiali, andremo in America, andremo a capire cos'è la tecnologia e soprattutto quali sono i nuovi bisogni, come si cureranno le persone, quali saranno le specialità più importanti nei prossimi anni, mentre per quanto riguarda i sedimi attuali degli ospedali si lavorerà con le amministrazioni comunali per da un lato lasciare servizi territoriali per la cronicità e dall'altro mettere a disposizione del territorio, magari per momenti aggregativi, per housing sociali, per quello che ci chiederanno le amministrazioni comunali. Sui vaccini procede tutto regolarmente, come molto aveva detto nei giorni vaccini scorsi? Vaccini tutto a posto, le nostre strutture stanno lavorando a pieno, stiamo riscontrando le richieste di appuntamento, stiamo ricevendo le telefonate, tutto quello che dovevamo fare noi lo stiamo facendo senza code, senza disagi per i cittadini. Speriamo veramente che nessuno oggi debba rimanere fuori da scuola, cioè domani non venga più accettato a scuola, ma sappiamo che noi lavoreremo subito su quei bambini eventualmente per recuperarli in un massimo di 40 giorni, perché l'accompagnamento, il coinvolgimento, il confronto approfondito è un valore che noi in Lombardia manteniamo.